who's hosting this show? Hi, this is Amy Lewis. Amy, your makeup. This is Engineers Unplugged. Hi, this is Amy Lewis, and we're back with another episode of Engineers Unplugged. I've got Luca and Matteo, and we are going to be talking about the face behind the cloud. This is going to be a great episode. You don't want to miss it. Okay, Matteo, take it away. Okay, thank you. So, when we speak about cloud and we think about what we need for that, basically we think about the infrastructure. So we need storage, we need switch, we need server, maybe we need connectivity for the cloud. But the point is that something is missing here, and this is the question mark. The human factor. When you speak about cloud, you have to think that a lot of people doesn't really understand what we are speaking about. So this is the reason, because we have to consider as important as the infrastructure, the human factor, and the fact that people need to understand which are the advantages of cloud. Do you agree, Luca? Yes, of course. And the essence of cloud is delegation responsibility. So I like to reconnect that to what we used to do with service-oriented architecture, or SOA. If the cloud provider offers a service, we can assume that the service is made of interface, contract, and implementation. The interface is what is offered, but the contract is a bidirectional assumption of responsibility. So the consumer of the service must trust what's behind the cloud inside the data center that is offering that. Is sure that it will be the contract will be respected. Any kind of assumption they have done on security, performance, reliability, and so on. So the implementation is a private thing that is consistent, but is managed by the service provider. The consumer is not should not be interested in that. So there is a complex organization that we will try to explain, but maybe it's better to switch to Italian. Okay. So, switch to Italian. Il punto è che quando si pensa al cloud e allo human factor, dobbiamo assolutamente pensare che tutto deve iniziare dall'alto. Se il nostro CEO e il nostro CTO non si parlano, non hanno obiettivi in comune, difficoltà in comune, e non stabiliscono insieme cosa bisogna fare per lo sviluppo del business, fin dall'inizio avremo un problema. Se invece loro cominciano a parlare e a pensare al cloud insieme, allora tutto questo scenderà, calerà verso tutti gli impiegati, tutti coloro che sono i veri utilizzatori del cloud, in maniera totalmente differente. Bisogna pensare e convincere le persone quali sono i vantaggi che possono avere utilizzando il cloud. Voglio fare un esempio. Pensate se il vostro laptop oppure il tablet che viene usato tutti i giorni viene rubato o perso. Immediatamente, se non stiamo utilizzando il cloud, tutti i nostri dati verranno persi e rubati insieme al nostro device. Invece, utilizzando il cloud, immediatamente con un altro device io posso di nuovo accedere ai miei dati. Quindi anche il concetto di sicurezza dei dati e del posto in cui risiedono le informazioni deve cambiare nel momento in cui si parla di cloud. Tutto deve partire dall'alto ed essere calato verso gli user. E l'organizzazione che costruisce i servizi deve essere composta da persone che vanno tutte nella stessa direzione. Devono condividere una strategia, non devono proteggere il proprio territorio, il proprio interesse. Se i responsabili dell'infrastruttura lavorano ciascuno per conto proprio e non remano tutti nella stessa direzione, probabilmente ci saranno degli steccati che impediscono la costruzione del servizio o il corretto svolgimento del progetto, per cui è importante che l'organizzazione sia perfettamente allineata anche nelle intenzioni e che vogliano tutti quanti andare nello stesso risultato, nella stessa direzione. Esatto, c'è un altro fattore molto importante da considerare. Avere un cloud non significa per forza dover sharare e condividere tutto. È sempre e comunque possibile creare quelli che vengono chiamati dei tenant sicuri, utilizzando una tecnologia che viene definita generalmente secure multi-tenancy. Di fatto non è nient'altro che la possibilità di creare dei tenant completamente virtualizzati, che sono completamente separati gli uni dagli altri, ma che permettono comunque di utilizzare il cloud in totale separazione e sicurezza. Questo è un altro fattore che va spiegato. Quanti degli utenti e degli utilizzatori sono a conoscenza di questa possibilità nel mondo cloud? Naturalmente, se ne fossero a conoscenza, così come se sapessero esattamente qual è la sicurezza a cui possono andare incontro, probabilmente sarebbero meno resistenti al cloud e quindi potremmo superare quello che è il fattore umano, una delle più grosse difficoltà per il successo di un progetto
prodotto cloud. In fondo, se siamo in grado di utilizzare il cloud per salvare le nostre foto, perché non dovremmo farlo per i nostri dati aziendali? È sicuramente qualcosa che possiamo fare senza alcun tipo di problema, però tutto questo richiede che le persone siano informate, che vi sia la giusta informazione ed educazione riguardo a questo. Quello che abbiamo imparato è che l'importante è partire da una strategia, quindi la decisione deve venire top down e non deve essere un'adozione di tecnologia perché è bello o perché gli altri lo fanno. Se si parte discutendo a livello di sistemi e non si ha una strategia, non si ha un obiettivo di business da realizzare, probabilmente non si arriva da nessuna parte. Bisogna decidere dove andare e poi trovare la giusta soluzione. Insomma, possiamo concludere con una battuta: avere la testa fra le nuvole non necessariamente è una cosa brutta, anzi può essere qualcosa di assolutamente perfetto, anzi tutti noi dobbiamo mettere la nostra testa nel cloud, questo è il key factor per il successo del cloud. Okay, this is what I get for inviting people who are both bilingual and way smarter than I am on the show. So the only chance I've got here, that was amazing, by the way. Thank you so much. I love the whole concept. We talked about it in English beforehand, and we're going to have this with, I know this, when you're watching this, it'll have subtitles, so this is going to be amazing. And just the concept of things that get lost in translation. So I think it's a brilliant idea to talk about how implementation can be successful in two languages. But now I have a challenge. It's unicorn time, and I think you guys should draw an Italian unicorn. All right, let's see what the difference between the standard English-speaking unicorn and the Italian unicorn is. What do you think, Luca, some of the differences will be? The unicorn? Yes. Maybe it's less disciplined. Oh, it's very good. It's running. Okay. It's running fast. But yes, maybe it lacks a corn. It's a unicorn without a corn, a horn. Oh, beautiful. I like it. And probably we have the last surprise, the birthday. So, this is fantastic. I have to say, I think that, in fact, the Italian unicorn is the Ferrari. So, with that, we're gonna sign out. So, we'll see you next time. Thank you, Matteo. Thank you, Luca. We'll see you next time on Engineers Unplugged.